Ciao a tutti, siamo in Piazza Castello e tra poco qua verrà una cosa fighissima, tipo che faremo volare un drone, un ottocottero a 8 eliche, e riprenderà dall'alto la piazza e anche le lettere della parola Piedmont, che ho dipinto personalmente dove ho ritoccato, che erano un po' rovinate, e sono queste qui. Praticamente si tratta della commissione che hanno dato dove sto facendo lo stage alla Bay Farm, e gliel'ha dato la CEI Piemonte, hanno vinto. E sono queste qui. Tac. Piedmont di Piemonte. È una lettera alla O, non c'è perché sta in giro al mercato, tipo che stanno facendo delle riprese. Ci sarà un... Beh, poi magari se dovrebbe andare in onda, credo, sì, in onda, insomma, dovrebbe essere pubblicato, credo, poi nel 2015, lo girerò, sicuramente. Qui siamo in Piazza Castello, questo è il Palazzo Reale di Torino. Adesso c'è una mostra che è molto carina, ci sono queste sculture qui fuori. E sto facendo un sacco di giri, per chi mi segue su Facebook... Stiamo riprendendo nei posti più suggestivi del Piemonte, e principalmente questa settimana siamo focalizzati su Torino. Quindi c'era Venaria Reale, poi il Museo Nazionale dell'Automobile, che è fichissimo, anche se è un po' buio da fare le foto. Io faccio le foto. Ecco, ho qui la camera. E ora sto facendo la guardia alle lettere. È bello perché c'è la gente che passa, vede le lettere e dice, tutti quanti dicono, ma manca la O, dove è finita la O? Fichissimo. No, poi è anche bello perché c'è, insomma, non è normale che ci stiano delle lettere per terra, quindi c'è tutta la gente che guarda, dopo tipo che alcuni fanno le foto, ma è bello perché c'è anche dei ragazzi, alcuni bambini si siedono sopra e dicono, no, veramente non si potrebbe. No, più che altro perché poi le spaccano. Poi devo ridipingerla di nuovo perché si rompono subito e si scolorano. E non va bene. Tra un po' arriverà la O. Sembra tipo un flash mob. Si potrebbe fare un flash mob con le lettere. Tipo, piano quanto poi arriva la O. O magari ti metti per terra e fai la O tu con... tipo così. Ti giri, vado da fare la O. Comunque tra poco arriva. E chissà come reagirà la gente, sono curiosissimo. Il bambino che tirava il calcio alla P mi mancava, è arrivato il bambino tipo tutto convinto e pam, tipo che gli ha dato un calcione, io ehi, adesso qua pensavo che fosse cosa. Poi gli ho detto che fragile si rompe, perché mi fa niente, sta zitto, gli dico ecco l'hai rotta, bravo, grande. Sì, gli ha fatto una ferita, però vabbè, poi la aggiustiamo, il pennellino, sempre io ovviamente. No vabbè, magari non lo faccio, non lo so, comunque è un po' rotta qua. Qui sotto. Tipo, sì, comunque non è il massimo. Lì in fondo comunque sta arrivando la O. È quasi vicina, c'eravamo quasi, ecco subito che arriva il bimbo.